Francesco Monte scrive un messaggio dopo l'isola, il vero motivo dell'abbandono. Le accuse di Avenger non sono passate inosservate, l'ex tronista sta tornando in Italia. Durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un filmato in cui Francesco Monte ha annunciato di voler abbandonare il gioco. Il motivo, come tutti sappiamo, è legato alle accuse che gli sono state rivolte da Avenger. L'ex attrice Luci Rossi ha accusato il giovane ragazzo di aver fumato marijuana in villetta prima del loro sbarco sull'isola, mettendo a rischio tutti dato che attualmente in Honduras c'è una guerra civile e politica. Le leggi honduregne vietano agli abitanti o stranieri di possedere sostanze stupefacenti, tanto che c'è il rischio di essere condannati da una mezzogiorno anni di carcere. Venuto a conoscenza del polverone mediatico che ha avuto questa vicenda, Francesco ha deciso di provvedere e tutelare la sua immagine in tribunale in Italia. Le spiegazioni. Tutti i telespettatori, che ieri sera erano incollati al televisore, si sono chiesti cosa fosse successo all'ex tronista di Uomini e Donne, dato che fino a ieri era ancora in gara. Con molta probabilità la sua scelta è stata ponderata dopo che il Moige ha contattato l'ambasciata dell'Honduras per prendere provvedimenti, ma soprattutto per non rischiare il carcere. Oggi Francesco Monte ha deciso di vuotare il sacco e, tramite un post su Instagram, ha spiegato i veri motivi del suo abbandono. Hanno fatto sì che l'Isola dei Famosi per me non fosse più un gioco, ma una gogna, ha esclamato il giovane, aggiungendo che dovendo stare reclusi 24 ore su 24 su un'isola è impossibile difendersi. Dato che in Italia vi sono i familiari da casa, che seguono il reality, l'ex tronista ha deciso di tutelare se stesso e tutti quelli che gli vogliono bene difendendosi con la legge. Francesco Monte non vuole confrontarsi nei talk show? Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune, ha concluso Francesco, sottolineando che non ha nessuna voglia di confrontarsi e scontrarsi con nessuno in programmi TV. In merito a questo, l'ex naufrago ha specificato che questi talk show hanno dato importanza solo all'aspetto scandalistico senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero infondate. In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che Francesco sta tornando in Italia ed Avenger si è assunta tutte le responsabilità delle parole che ha detto in diretta. Come andrà a finire questa vicenda? Lo scopriremo. Vi ricordiamo che attualmente in nomination ci sono Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato. Chi volete eliminare?